Benvenuti ad Appunti dintorni, la nostra agenda degli appuntamenti che sfogliamo partendo dalla Ida, una delle opere più rappresentative e più suggestive di Giuseppe Verdi, che va in scena questa sera, giovedì 21 luglio, sul palco nel cortile del Castello Visconteo di Pavia. Il circolo Pavia Lirica porta in città l'opera di Verdi in attesa poi dell'avvio della stagione teatrale del Teatro Fraschini previsto per il 7 ottobre con il Don Giovanni. L'evento è inserito nella rassegna La città come palcoscenico con l'orchestra sinfonica dei Colli Morenici. Il costo dei biglietti 15 euro per intero, 10 euro per il ridotto. È possibile prenotare sul sito eventicomunepavia.organizzatori.18tickets.it. Il cinema Sotto le Stelle, invece, sempre nel cortile del Castello Visconteo di Pavia, vi dà appuntamento a venerdì alle 21.30 con Gli amori di Anaïs, un genere sentimentale con Anaïs de Moustier, un film francese del 2021 per la regia di Charline Bourgaud-Taquet. Il programma completo e l'acquisto dei biglietti online lo trovate sul sito politeamapavia.it. Vigevano omaggia i Beatles venerdì alle 21 nel cortile del Castello Sforzesco con l'evento tributo The Magical Mystery Tour. La rassegna di Vigevano Estate organizzata dal Comune con il contributo di SM Energia e Fondazione Cariplo. L'ingresso è dall'Arco Gotico, le prevendite sono online sul sito dell'Orchestra Città di Vigevano. Il sito è orchestracittadivigevano.com oppure potete recarvi presso la pasticceria Pastis di via 20 settembre, posto unico 10 euro. Rimaniamo a Vigevano perché sabato si terrà la prima edizione di Viva il Duca, la magica notte di Ludovico il Moro, con tante sorprese e spettacoli gratuiti organizzati dal Comune e Urban Gravity Academy e Ambra Orfei Circus School. Si parte alle 18.30 nella prima scuderia del castello e chi lo desidera potrà ritrovarsi per un brindisi al Duca intorno ad uno spettacolare tavolo dominato da una statua vivente e poi trampolieri, saltimbanchi, giocolieri, acrobati per le vie del centro storico. Fino alle 22 lo spettacolo in castello ad accesso libero. Per l'occasione tutti i musei civici del castello rimarranno visitabili fino alle 23. Per informazioni infopoint Vigevano 0381 691636 o infopointcastello@comune.vigevano.pv.it. Passiamo al Festival del Carmine a Pavia. La manifestazione organizzata per tutto il mese di luglio dalla Parrocchia del Carmine e da Non Solo Sound Servizi vi dà appuntamento venerdì 22 luglio con la Guitar Night, cioè la notte delle chitarre, con Massimiliano Aloisio. E il sito di riferimento per tutte le informazioni è proprio massimilianoloisio.com. Sabato invece un tributo ai Pooh con la band che porta avanti proprio tutti i loro successi internazionali. Aloha Pooh Tribute Band, sabato 23 luglio, quindi da non perdere. Per informazioni 339-855-5228 oppure 329-8132-563. Sulle Orme del Lupo parliamo di natura, parliamo di ambiente, c'è questa camminata naturalistica venerdì 22 luglio con ritrovo alle 19 a Cadelmonte Cecima, è organizzata da Calix in collaborazione con l'associazione Volo di Rondine e si focalizzerà sull'aspetto faunistico grazie alla presenza massiccia di animali selvatici che popolano le medie colline della Valle Staffora inoltre Po Pavese, il tutto accompagnati dall'esperto naturalista Marco Cicolella. La quota di partecipazione è 15 euro, potete fare riferimento all'associazione Calis per tutte le informazioni 349-5567-762 o la mail calisturismo@gmail.com. Passiamo alle Montagne di Carta, ogni sabato al Brallo di Pregola, la rassegna organizzata da Tiglia Vicini e Fabio Tordi vi dà appuntamento alle 16 con i percorsi Favole a Merenda al Bar del Boccio, alle 18 con gli aperitivi con gli autori ospitati alternativamente al Bar Pineta e all'Appennino Pavese. Appuntamenti organizzati in collaborazione con Editore Primola e con le librerie Ubic e Ticinum di Voghera. Il concerto dei Pifferi, rimaniamo sempre in Alta Valle Staffora, la Penicina, luogo da vivere e da condividere con la Fondazione Adolescere, venerdì 22 luglio alle 18, questo evento musicale aperto a tutti, ma all'aperto tra i silenzi del bosco e dedicato proprio alla cultura musicale delle quattro province, con la musica di Romagnese Canta.
Al termine c'è la possibilità di rimanere lì per una cena con specialità tradizionali del territorio. Dovete però prenotare a estate@adolescere.org. Scollinando tra le colline dell'Oltrepò Pavese si trova il Club del Buttafuoco Storico, che invita ogni weekend ad una passeggiata guidata tra i vigneti storici dell'Oltrepò Pavese, con il racconto dei territori che apre alla degustazione di tre vini accompagnati da prodotti tipici a chilometro zero. Appuntamento ogni sabato alle 10 e la domenica alle 10.30, e poi c'è la sessione pomeridiana alle 15 sabato e domenica fino ad esaurimento dei posti presso le aziende e dei soci. Si parte da Canneto Pavese, la sede del Club del Buttafuoco, in frazione Vigalone 106. Per informazioni la mail di riferimento è direttore@buttafuocostorico.com. Ancora, una boccata d'arte a Cigognola per la rassegna 20 artisti, 20 borghi, 20 regioni, organizzata da Fondazione Elpis e realizzata in collaborazione con Galleria Continua. Per la Lombardia quest'anno tocca al borgo di Cigognola, che ospita l'intervento Endless Shine of Human Violence dell'artista ucraina Alina Kleidman, un'opera inaugurata al belvedere del paese, che si compone di macerie, oggetti di uso quotidiano raccolti in Ucraina dopo i bombardamenti e rivisitati in un'installazione che attiva un dialogo con il vicino monumento ai caduti delle due guerre mondiali. Trovate tutte le informazioni sul sito unaboccatadarte.it. Al Museo Diocesano di Tortona, ultimo weekend per assistere alla mostra sul grande tema della crocifissione, il trittico, il lascito artistico di Piero Leddi, pittore originario di San Sebastiano Curone. Weekend sabato e domenica dalle 16 alle 19. Ripetiamo, l'ultima possibilità di visitare questa mostra, che è rimasta allestita fin da Pasqua. E ancora, i percorsi nei boschi pavesi continuano al Bosco Grande le domeniche mattine riservate al Sentiero dei Piccoli. Info at amicideiboschi.it per tutte le informazioni, oppure 0382 30 37 93. Ed è riaperto anche ogni weekend il Bosco Negri di Pavia dalle 10 alle 18. Per informazioni, oasi.bosconegri@lipu.it. Infine, piano vaccini Lombardo, è sempre possibile prenotare sul portale di Regione Lombardia il vaccino anti-Covid per tutte le fasce d'età dai 5 anni in su, con la quarta dose per gli over 60 e gli immunodepressi. Andate sul sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it oppure telefonate al numero verde 800 894 545 o rivolgetevi ai postini, che rilasceranno la ricevuta per presentarvi poi al centro erogazione vaccini o ai postmat da fruire con la tessera sanitaria. Infine ricordate, dal 5 luglio è sempre possibile scegliere o revocare il medico di famiglia e il pediatra anche nelle farmacie lombarde. Trovate tutto sul sito regione.lombardia.it. Inviate tutte le vostre segnalazioni, corredate da foto, locandini o video, a info@pavia1tv.it oppure info@lombardialive24.it o ancora via WhatsApp 389-2566-296. Grazie per essere stati con noi e a domani con Appunti dintorni, sempre su Pavia 1 TV, Lombardia Live 24 e la nostra web radio.